Diamo il buongiorno al sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, onorevole Roberto Morassut, del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. 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 Allora, onorevole Morassut, noi prendiamo spunto da alcune sue dichiarazioni rilasciate un paio di giorni fa. Alla Roma l'Olimpico, alla Lazio il Flaminio. Dobbiamo riconoscere che lei è sempre stato uno, anche all'interno del suo partito, ed è stata una voce dissonante, perché molti erano favorevoli al progetto Tor di Valle. Lei è uno di quelli che comunque ha avuto più, diciamo, coscienza critica, chiamiamola così. Olimpico alla Roma, Flaminio alla Lazio, è una cosa fattibile secondo lei? Non è che poi, naturalmente, bisogna fare i conti con le volontà, non è che, certo, per carità, è una proposta, però no, ricordo che già nel lontano 2005, quando si cominciò a porre questa, eravamo al Comune di Roma, questa questione dei piccoli stati, questa proposta, credo, mi pare di ricordare, la avanzò forse proprio Peltroni alle due società, ma in quel momento almeno la Lazio sembrava più intenzionata, poi venne anche il progetto della Roma, a fare più un'operazione immobiliare di capitalizzazione. Ora il punto è questo: è passato il tempo della valorizzazione immobiliare, il mercato non è più quello di 15 anni fa, quindi anche l'idea di patrimonializzare le società di calcio attraverso operazioni immobiliari dovrebbe secondo me essere riconsiderata, perché non è detto che poi porti tutti questi benefici. Poi c'è un dato che riguarda la sostenibilità degli interventi, perché io ho sempre avuto la sensazione, e credo i fatti lo stiano confermando, però lo dico senza avere in questi anni fatto altro che qualche dichiarazione, non è che mi sono mai impicciato, anche perché non avevo nessun titolo, di queste, dei procedimenti. Però fin dall'inizio, quando sorse la questione di Tor di Valle, io segnalai che era un posto un po' difficile, perché avrebbe comportato enormi costi di opere pubbliche, avrebbe comportato opere di difesa idraulica, insomma una complessità che con costi così alti, visto per come era consegnata la legge sugli stadi, anche quella molto discutibile, avrebbe portato ad uno sviluppo immobiliare talmente elevato da diventare primo fuori mercato, come ho già detto, secondo proprio insostenibile sul piano del carico urbanistico. Poi si sono sommate tante vicende, si pare che le aree non siano disponibili, insomma è stato proprio un nodo, per cui di fronte a questo e nella comunque giusta esigenza che le società di calcio hanno di trovare una loro casa, un impianto simbolico di riferimento, mi pare giusto che attraverso un'operazione tutta pubblica, cioè stiamo parlando di enti pubblici, perché il CONIO, le società controllate, se del CONIO e del MEF questo è relativamente importante, siamo sempre nel perimetro pubblico, credo che l'Olimpico sia di Sport e Salute, così è. Il Comune che è proprietario del Flaminio e l'Università di Tor Vergata che è proprietaria pubblica dei terreni, perché pure qui ci sono tante cose, si dicono i terreni sono di un privato, non è vero, i terreni di Tor Vergata e l'Università sono del pubblico, si può tentare la seguente operazione, tutta in mano di una forte regia pubblica, e cioè come si è fatto a Torino, mettere a disposizione gli stadi storici delle due società, poi se una va in uno, una va in un altro, questo è relativamente indifferente, facendo delle operazioni di rigenerazione urbana, come oggi si dice sempre, bisogna rigenerare la città che è dismessa, e beh, facciamo un'operazione di rigenerazione urbana, facciamo delle operazioni sull'Olimpico e sul Flaminio di ristrutturazione per due stadi di calcio da 50-60 mila posti, insomma quello che oggi può ospitare una grande società in questi tempi, e trasferiamo l'atletica che oggi sta all'Olimpico, che oggi è un problema perché le distanze dal rettangolo verde sono troppo elevate, e l'atletica si può trasferire a Tor Vergata e implementare il grande polo olimpico che può sorgere a Tor Vergata intorno alle vele di Calatrava, che il Ministero delle Finanze ha rifinanziato, e gettare i semi di un polo olimpico nella periferia più sfortunata di Roma, con una grande opera di riqualificazione che rimette Roma in corsa per le Olimpiadi, porta dei servizi importanti in periferia e dà un lancio a comprensione universitaria di Tor Vergata, che è uno dei più importanti del mondo, che per diventare un vero e proprio campus internazionale ha bisogno anche degli impianti sportivi. Quindi sarebbe un'operazione totalmente pubblica, peraltro il Flaminio e l'Olimpico sono due impianti
storici che sono già in parte infrastrutturati, cioè portare le infrastrutture al Flaminio e all'Olimpico non è così difficile, che in parte ci sono, in parte sono programmate, perché la linea C è prevista fino a Clodio, ma può arrivare a Farneto. Qui mi pare un'operazione del tutto virtuosa di rigenerazione e di riqualificazione che coglierebbe tutti gli obiettivi, evitando di portare poi alla fine la tifoseria, perché è giusto anche che i tifosi alimentino dei sogni, coltivino dei sogni, l'ipotesi di una grande impianto di appartenenza è giusto, però non bisogna illuderli, perché i sentimenti, le passioni anche calcistiche sono una cosa importante, e giocarci facendo la propaganda è sbagliato. Quando un amministratore fa una promessa poi la deve mantenere, se no non la fa. È questo che io ho criticato in questi anni, di avventurarsi su delle promesse fondate su gambe fragili, e non solo è sbagliato eticamente proprio, ma anche porta ad illudere migliaia, milioni di persone che vedono queste cose come cose importanti e poi diventano disilluse. Io sono un tifoso, io sono della Roma, sono un tifoso misurato, vedo la Roma, gioisco oppure no a seconda dei risultati, però già proprio per preservare la salute di una società che non va presa in giro, ho sempre detto attenzione a fare passi più lunghi della gamba. Senta, la sua è una posizione, diciamo così, quasi filosofica, o ha un fondamento politico dove magari ha raccolto delle idee, visto che si tratta, si parla anche delle nuove elezioni del sindaco di Roma, il tema stadio sarà un tema al centro del dibattito politico? Non ho fatto nessun sondaggio, nessun ente interessato, non è che per uno nel dibattito deve essere anche abbastanza libero, non è che sono andato a consultare. No, parlo dei suoi colleghi. È un'operazione estremamente ragionevole, ecco, questo sì, nel senso che se una classe dirigente seria volesse fare qualcosa di ben fatto, anche impegnativo, perché non è un'operazione semplice, ma sicuramente meno rischiosa delle altre, una classe dirigente seria dovrebbe, secondo me, percorrere questa strada. E verificarne tutte le fattibilità facendo un'operazione di convincimento, di raccordo dei vari enti che sono interessati, che ha una finalità pubblica. Poi è una proposta del tutto, voglio specificare, disinteressata alla dinamica relativa alle elezioni comunali, cioè qui non è, bisogna un po' toglierci dalla testa l'idea che un politico che ama Roma, che ha a cuore il destino della sua città, debba parlare o non debba parlare solo se è potenzialmente candidato o non candidato, a me non me ne importa nulla. Io dico, dico quello che penso, indipendentemente da obiettivi personali, che peraltro non perseguo, perché non è che quello che ho detto o fatto nel corso degli anni è stato mai finalizzato a costruirmi una prospettiva rispetto alla questione del sindaco o del non sindaco, tant'è che ho anche recentemente dichiarato che non parteciperò alla primaria. Però questo non mi esime, anzi per niente mi esime dal dire la mia opinione sulla città nel merito, perché io non ho fatto affermazioni politiche, non ho detto nulla che potesse essere collegato a un motivo elettorale, ho detto una cosa di merito, di contenuto, secondo me giusta, la dico e la difendo. Siccome la campagna elettorale dovrebbe essere costruita sul merito, allora proprio per quello glielo domandavo. Senta, il progetto prego. Questa cosa degli stati è stata fin troppo discussa in questi anni, perché adesso noi siamo su un'emittente sportiva, quindi è giusto, però a Roma in questi ultimi 10 anni non si è parlato altro che dello stadio di Valle, quando la città ha mille problemi nella periferia, ha mille questioni aperte, mille emergenze. Pensiamo a tutto quello che sta accadendo, per esempio, sull'emergenza che riguarda la situazione dei cimiteri, che è una cosa veramente che fa piangere il cuore. Insomma, la città ha mille cose, però in questi 10 anni si è parlato soltanto di Tor di Valle, che è una cosa importante, ma non è l'unica. Ma da tutti gli schieramenti, questa storia è stata portata sì, da sì, tutti. No, non è che faccio di no, ma era una mia riflessione, perché è stata portata da Alemanno, poi Marino e adesso Virginia Raggi. È incredibile come, con tutte le difficoltà che tutti quanti hanno ravvisato, questa storia sia andata avanti per anni. Ma è incredibile, è veramente incredibile. È stata, secondo me, la tentazione di inseguire un po' il consenso, che poi non è vero, perché non, sì, è che, tra non l'altro. È che la gente con la sua testa vota come gli pare, non è che va presso a queste. Però un po' la tentazione di una certa politica, posso dire debole, no? Perché inseguire il consenso attraverso delle scorciatoie
che vanno a toccare le questioni della tifoseria. Non è sì, così. Sono stupide, tra l'altro, perché io, facendo noi una trasmissione dove si parla molto, molto di calcio, io non ho mai sentito tifosi a Roma dice: ah, voto questo o quell'altro perché mi danno, mi fanno stadio. Non ci mancherebbe altro. Sarebbe veramente prendere in giro la gente e pensare che la gente sia stupida. Non lo è, ma ci mancherebbe altro. Senta, il progetto Tor di Valle è un progetto che rimarrà un sogno su carta a questo punto, secondo lei? Ma non lo so, io registro anche da lettore, perché non è che ho accesso e ne voglio averlo alle delibere, agli atti riservati, però mi sembra che stia emergendo ogni volta che c'è un annuncio, poi c'è sempre una ricaduta, no? La sindaca aveva detto entro Natale faremo un regalo ai romani, però poi 3 giorni dopo è uscito fuori un altro problema, cioè io non conosco le carte, o le conosco come un lettore esterno veramente, però ho un'esperienza su Roma, conosco la città, questo lo posso dire, e quindi ho l'impressione che quella vicenda sia una vicenda così complessa, la cui realizzazione veramente poi rischia di diventare molto, troppo difficile, e ritengo anche la gestione, quando se mai ci sarà, la gestione di un pezzo di città con quelle complessità può comportare dei costi. E allora una politica responsabile dovrebbe fermarsi un attimo e dire: vabbè, ci abbiamo provato, non sono insorte delle difficoltà, vediamo come recuperare comunque con progetti credibili. Poi mi rendo conto che magari sono stati assunti degli impegni, sono stati spesi dei soldi per dei progetti, però la politica serve anche un po' a questo, a risolvere i problemi e cercare di trovare le soluzioni quando sembrano impossibili. Senta, il progetto Flaminio del quale si parla, sempre da lettore, con la suggestione di un progetto di Renzo Piano, quindi si ritorna, passerebbe per la Roma, visto che abbiamo capito che le stanno a cuore gli stessi colori nostri, il discorso del Flaminio, progetto di Renzo Piano, quindi un'area praticamente progettata tutta da Piano, tra auditorium, nuovo stadio, secondo lei è fattibile? Questo io su Renzo Piano è un grande architetto che è stato importante per quell'area di Roma con la realizzazione dell'auditorium, poi chi dovrà eventualmente fare i progetti non è compito mio, se ci saranno dei concorsi, ovviamente Renzo Piano è un grandissimo architetto, ma non è materia questa che può essere detta così. Io dico questo, cioè il Flaminio è un impianto di proprietà comunale, è un impianto che ha una sua impronta architettonica che è anche vincolata, perché quella linea architettonica immaginata dal Nervi, anche le stesse strutture, il tipo di strutture di ingegneria che caratterizza il Flaminio, è qualcosa che è un segno che non è superabile. Credo ci sia anche un problema, come dire, di eredità di diritti con la famiglia Nervi, che vanno messi tutti in fila per fare cosa? Per tentare di fare un nuovo stadio che possa ospitare un quantitativo di persone adeguato ad una società come la Lazio, la Roma, chi sarà, tecnologicamente adeguato per la sicurezza, per le nuove disposizioni UEFA, che magari conservi però alcuni tratti essenziali architettonici di quel complesso e li migliori semmai, e che possa consentire anche le adeguate valorizzazioni commerciali nei limiti della sostenibilità del quartiere, che naturalmente alla società servono per poter pagare i costi, per poter avere degli introiti utili per migliorare le condizioni economiche. Ecco, questo penso che si possa fare. A Torino è stato fatto. A Torino non è che per fare lo stadio della Juventus, mi risulta, ditemi voi se sbaglio, sono state fatte le speculazioni immobiliari, grattacieli. È stato preso un vecchio impianto e trasformato in un impianto moderno che ha caratterizzato la Juventus, gli ha fatta rinascere, perché all'epoca la Juventus era una società in difficoltà, ha vinto 10 scudetti e gli ha dato una personalità. Penso che non sia difficile farlo anche a Roma, per la Roma e per la Lazio, con buon senso, fare in modo che queste società escano un po', o comunque migliorino la propria condizione, si caratterizzino, possano fare politiche commerciali giuste e avere dei punti di riferimento anche urbani. Penso che sul Flaminio e anche sull'Olimpico si possano fare queste operazioni.
L'Olimpico oggi è uno stadio di 80.000 posti con una pista di atletica, debitamente ristrutturato, debitamente manipolato, in un concerto con le sovrintendenze, con tutti gli enti che debbono comunque partecipare alle decisioni, può diventare uno stadio di 50.000, 60.000 posti, eliminando la pista di atletica, recuperando superfici a valore e spostando l'atletica, fare un bellissimo impianto dell'atletica. Tra l'altro l'atletica è uno sport in decadenza in Italia, perché non ci sono gli impianti, non ci sono i luoghi per farla. Fare un grande impianto di atletica competitiva internazionale a Tor Vergata, in un complesso universitario al centro della periferia più sfortunata di Roma, dove la periferia est è quella più difficile, più complessa, e bisogna portarci qualità, bisogna portarci strutture importanti, servizi sociali di livello metropolitano. Ecco, penso che una classe dirigente degna di questo nome debba immaginare cose così, e tanto più se c'è una regia pubblica che le può coordinare, senza che ci siano così il sospetto di affari privati che sono anche legittimi, ma che poi queste città sono sempre considerati magari devianti. Probabilmente perché l'approccio non era solo lo stadio come a Torino, ma l'approccio era tutto il resto. Noi la ringraziamo molto, sottosegretario Morassut, di essere stato nostro ospite. La ringraziamo del suo tempo. Grazie, buon lavoro. Roberto Morassut, del Partito Democratico, sottosegretario all'ambiente.